Il trovatore di Giuseppe Verdi, questo è l'argomento della chiacchierata di oggi. Tra l'altro si tratta di un argomento a me particolarmente caro perché Trovatore è il titolo con il quale debuttai qualche anno fa sul podio. E quindi ritorno sempre molto volentieri a disquisire di questo, della composizione così, di una composizione così interessante e intrigante. Ma vediamo un po' quale sarà il percorso che ci accompagnerà quest'oggi relativamente appunto al Trovatore. E come prima considerazione direi di fare un rapido excursus di quello che sarà il nostro percorso, quindi qualche dettaglio sulla storia della composizione di quest'opera, poi dettagli biografici invece sul librettista. E poi il rapporto tra il libretto e la musica di quest'opera, concentrandoci evidentemente sul brano che abbiamo scelto come ascolto e che faremo nella parte conclusiva del nostro incontro, evidentemente dal Teatro San Mauro di Nomenta di Piave. E appunto dicevo che parleremo del rapporto tra il libretto e la musica, concentrandoci sul duetto del secondo atto dell'opera tra Azucena e Manrico. Questo è il nostro percorso. Quanto alla storia compositiva, diciamo semplicemente che nel 1853, quando avvenne la prima del Trovatore, sicuramente Giuseppe Verdi era un compositore assolutamente affermato e ricercato, era diventato celebre già negli anni 40, evidentemente dell'Ottocento, ma dopo il trionfo poi di Rigoletto. O successivo a Rigoletto. Insomma, gli impegni non mancavano, anzi, le proposte erano molto tambureggianti e stava lavorando nel 1852 contemporaneamente a più di un titolo, in particolare oltre al Trovatore c'era poi in cantiere, c'erano i Vespri siciliani. Peraltro viveva a Parigi con la compagna Giuseppina Strepponi, non senza malelingue che criticavano questa sua scelta, questa sua nuova posizione anche sociale. Direi che per quanto riguarda invece la questione legata al librettista, si tratta di un autore che Verdi stimava moltissimo, a differenza di Francesco Maria Piave, che invece aveva criticato in più occasioni, insomma, di Camarano espresse più volte considerazioni piuttosto lusinghiere. Peraltro, era il librettista obiettivamente più in voga di quella stagione, perché possiamo considerarlo un po' l'erede di Felice Romani, che aveva legato la sua fortuna alle opere del decennio precedente composte da Donizetti. Qui ho riportato anche i titoli di queste opere, che sono sicuramente delle pietre miliari, non l'ultima, evidentemente La Lucia di Lammermoor, ma non solo. Donizetti morì alla fine degli anni 40 e Verdi non si lasciò scappare l'occasione di collaborare con lui e questa collaborazione avvenne già nel 1845 con L'Alzira, un'opera poco fortunata a dire la verità, ma insomma questo legame si consolidò con la battaglia di Legnano, la Luisa Miller del 49, durante le quali ebbe modo di apprezzare le qualità di questo librettista dal verso sicuramente facile e coinvolgente, ma soprattutto un verseggiare che era legato sicuramente alla tradizione, cioè molto colto, molto articolato e anche retorico per certi aspetti, però sicuramente il suo legame con il linguaggio leopardiano lo rendeva sicuramente molto appetibile per il pubblico del suo tempo. Camarano morì nel 52, quando aveva ultimato praticamente il libretto, ma ci mancavano alcuni dettagli che si sarebbero dovuti completare nei mesi a venire. L'impegno venne affidato a un altro giovane napoletano, Leone Emanuele Bardare, il quale si occupò appunto delle ultime rifiniture dell'opera. Ma sì,
ma insomma il successo poi che ebbe il Trovatore gli valse anche un'altra commissione, e cioè quella della riscrittura di parte del Rigoletto per l'allestimento napoletano. Ci si potrebbe chiedere il perché. Beh, Rigoletto, come peraltro anche Trovatore, ebbero, insomma, vennero osteggiati dalla censura napoletana per quanto riguarda la condanna del mondo cortigiano, e invece per quanto riguarda Trovatore, la stessa, cioè l'accusa era più che altro legata al tema del rogo, notoriamente fondamentale nella questione del Trovatore, che metteva in luce gli episodi non troppo edificanti che avevano visto la Chiesa nei rapporti con l'Inquisizione. E quindi, insomma, questo non piaceva ad alcuni ambienti ecclesiastici, assieme, insomma, ad altre tematiche dell'opera, come quella della vendetta, oppure anche dell'utilizzo della preghiera del miserere. La trama dell'opera è effettivamente una delle più intricate, forse, che si possano citare nella storia del melodramma. E può essere riassunta su tre elementi fondamentali: quello più tradizionale del legame amoroso tra soprano, baritono e tenore, quindi protagonista, antagonista e donna di cui questi uomini sono innamorati, e poi il due vendette, quella della zingara nei confronti del conte di Luna e quella invece del conte di Luna, se vogliamo, nei confronti della zingara stessa. Questo porta a concepire un'opera fondata essenzialmente, io ho voluto riassumerla così, come un'opera del racconto, cioè dove veramente molto meno spazio è lasciato rispetto alla tradizione, al momento così lirico della meditazione, e invece anche le arie sono quasi sempre delle arie che hanno un contenuto drammatico, drammaturgico molto forte, e quindi dove si racconta sempre qualcosa. Tant'è che i recitativi sono veramente molto condensati e molto sintetici. Altra caratteristica importante è l'impiego dei leopardismi, cioè il legame con alcuni termini che la tradizione letteraria ha associato alla figura di Leopardi. Tanto per dirne uno, sicuramente i Veroni del Paterno Ostello citati nella Primaria di Leonora, oppure anche termini come ermo, che ritroveremo anche nel testo del duetto che ascolteremo oggi. Ho riportato qui l'esempio appunto del racconto di Azucena, che sarà anche questo oggetto di ascolto, e dove ci accorgiamo che il librettista ricorre, vedete, al cosiddetto verso alessandrino, cioè un settenario doppio, quindi un verso che assomiglia molto più a una struttura quasi prosastica che a una struttura eminentemente poetica. Certamente siamo di fronte alla poesia, ma una poesia composta da un'articolazione versale molto lunga, che la rende molto adatta, devo dire, al tema del racconto. Anche il recitativo rimane comunque ancorato alla tradizione, e quindi si utilizza l'endecasillabo settenario, evidentemente con segmentazioni molto forti, ma che comunque sono sempre facilmente riconducibili a questi due segmenti versali piuttosto tradizionali. Qui ho riportato il testo del racconto di Manrico, che si caratterizza per l'impiego dell'ottonario, e vedremo tra poco quali sono le implicazioni che l'ottonario, che l'utilizzo della scelta anche dell'ottonario implica relativamente poi alla struttura musicale. Qui in questo caso è importante però fin d'ora ricordare qual è il significato di questo racconto, cioè quello del fatto che nel duello tra Manrico e il Conte di Luna si è riconosciuto l'intervento della mano della Provvidenza, che dall'alto dice non ferir. Evidentemente ci si riferisce al fatto che i due sono anche pur ignari di esserlo, però sono fratelli. E quindi, insomma, la morte sembra non essere giunta per una volontà, di carattere quasi, quasi divino.
L'ultima riflessione che riguarda un po' così, la tecnica utilizzata da Cammarano, prima di passare poi agli elementi di carattere più strettamente musicali, riguarda un aspetto che io ho definito un po' l'antiverismo di Cammarano. Questo perché in effetti durante l'opera ci sono delle fasi che sembrano preludere al verismo dal punto di vista strettamente musicale. Per quanto riguarda il libretto, in verità si tratta di un libretto che si distingue per una retorica nel linguaggio molto spinta. Voglio citarvi, proprio sempre per rimanere negli ascolti che faremo, proprio un passo del recitativo di Azucena, nel quale lei riconosce che, o meglio, comunica a Manrico che, insomma, quando si mette a discutere o a ragionare o a pensare alla vicenda della madre, in effetti lei non riesce più a connettere in qualche modo e quindi dice delle cose che non sono vere. Ricordiamoci che in questo momento lei ha appena comunicato a quello che per noi era fino a quel momento, ed è fino a quel momento, il figlio di Azucena, quello stesso figlio sarebbe stato arso al rogo. Questo genera veramente sconforto e anche incredulità in Manrico, e la risposta appunto è quella di lasciar perdere, proprio perché appunto lei sembra non essere in sé, e lo fa con queste parole: quando s'affaccia il truce caso, cioè quando parlo di mia madre, lo spirito intenebrato, cioè il mio animo così avvinto, pone stolte parole sul mio labbro, quindi mi fa dire delle cose che non penso. Ecco, la stessa cosa l'abbiamo anche più avanti, insomma, e qui anche ci riferiamo al termine ermo di cui parlavo prima, un leopardismo molto chiaro, per ricordare in questo caso solamente l'amore e la vicinanza di una madre nei confronti del proprio figlio. Quindi una retorica, direi, nettamente antiverista. Ora entriamo per qualche istante nel rapporto tra libretto e musica, che devo dire forse è la dimensione più affascinante della nostra disquisizione, e cioè di come Verdi sia riuscito a tradurre in suoni ciò che Cammarano scrisse in versi. Ebbè, io ho scelto alcune così, riflessioni che mi sembrano abbastanza interessanti. Una di queste riguarda il modo con il quale Verdi ha espresso in un recitativo, cioè ha trasformato, ha reso plastica il senso e il significato della parola fuoco. Allora, quando evidentemente la zingara dice «essa bruciata venne, ov'arde quel fuoco», quindi sulla parola fuoco, con un carattere molto stringato degli archi, esprime questo. Guardiamolo com'è realizzato. Arde quel fuoco. Ecco, si può notare come effettivamente questo fuoco venga rappresentato da una struttura musicale molto realistica. Ma gli elementi sono tantissimi. Un altro, parliamo qui del momento in cui viene descritto lo strazio del racconto della morte della madre. Ecco, com'è che lo realizza Verdi? Attraverso due strutture, due elementi. Il primo è dato dagli archi, e in particolare dai violini secondi, dalle viole, che realizzano questa struttura ritmica. Alle quali si unisce l'oboe, con questa melodia patetica e straziante, va a creare un doppio elemento straziante. Quindi, questo diventa quasi un leitmotiv di tutto il racconto. E a un certo momento, tuttavia, vedremo che questo strazio, a questo strazio viene ad aggiungersi
Un'altra introduzione direi piuttosto significativa, cioè quella dei timpani che durante il racconto appunto danno con il loro colore particolarmente scuro anche l'idea appunto del dramma. E poi per esempio in parole come la sospingo, quando insomma si racconta, proprio si fa memoria di questo, diciamo, della morte della madre e anche poi del figlio della zingara. Ecco, l'utilizzo per esempio di scale ascendenti funamboliche molto, molto stringate, molto vicine, e anche l'orrida scena fugge. Ecco, se la parola fugge, vediamo come ancora ci sia una impennata verso l'alto che è molto espressiva. E poi, invece, quando si parla dell'amore tra madre e figlio, ecco, allora lì si sceglie una tonalità quasi, quasi fiabesca, la tonalità di Sol maggiore. E se il pianto è segnato, come sempre in Verdi, da questa articolazione legato-staccato, che troviamo un po' in tutta l'opera, ecco, il tema del figlio viene sempre rappresentato da questo accordo. E quante cure! Sulle cure della madre nei confronti del figlio abbiamo sempre questo accordo, che è l'accordo per chi conosce l'opera, è la parte, è l'accordo, è la tonalità che contorna poi il rapporto madre-figlio anche nell'atto quarto dell'opera stessa. Quindi la tonalità diventa un'espressione praticamente di contenuti. L'ultima parte della nostra chiacchierata volevo dedicarla a dimostrare come la scelta delle parole da parte del librettista implichi una serie di anche scelte da parte del compositore. E per far questo ho pensato di presentarvi, come già anticipato, la scena del racconto di Manrico, di cui avevamo parlato in precedenza, dicendo semplicemente che si trattava di diversi ottonari, di cui possiamo vedere anche cogliere facilmente lo schema rimico. Versi ottonari, generalmente piani, con due soli versi tronchi verso la fine di questa stanza, di questa strofa, e nei quali appunto si racconta si diceva di questa avventura abbastanza provvidenziale, insomma, di una morte fuggita da parte di Manrico. Ma al di là dei contenuti, se analizziamo proprio in maniera più attenta la distribuzione versale, possiamo accorgersi come questi versi ottonari, per ciascuno di questi versi praticamente quasi sempre vengano assegnate quattro misure. Quindi siamo in uno schema molto matematicamente strutturato, cioè dato dal numero 8. Cioè da otto sillabe di fatto del verso, che si articolano in quattro misure, tranne, come vedete, nella parte finale una condensazione che poi cercheremo anche di motivare. Andiamo a vedere adesso nel dettaglio come sono costruite e come sono distribuiti gli accenti anche di questi versi. Allora, io qui l'ho schematizzato in questo modo, quindi in alto vediamo il numero delle sillabe, quindi 8 in questo caso, questi sono i versi e in colore, diciamo, giallino vengono sottolineate le sillabe toniche, cioè quelle che presentano un accento, quindi mal reggendo all'aspro assalto. E scopriamo come la musica
venga assegnata in maniera quasi razionale, se direi, con quattro misure, ciascuna delle quali contiene due versi, due sillabe, la prima tonica forte e la seconda atona debole, quindi mal reggendo all'aspro assalto. Se andiamo avanti e ci accorgiamo di come è scritta la musica, vedete che effettivamente questo è assolutamente congruente. Questa barretta, per chi non fosse musicista, è la fine della battuta e vedete come effettivamente mal reggendo all'aspro assalto è organizzata in quattro misure che seguono esattamente anche l'accento letterario, diciamo, della parola. Andando avanti, vedendo il verso successivo, la struttura è assolutamente identica. Ehi, già toccò il suolo, avea. E vedete che, sebbene sia superiore il numero di note, tuttavia, praticamente lo schema rimane assolutamente inalterato. Se proseguiamo con il terzo verso, balenava il colpo in alto. Non cambia assolutamente nulla se non semplicemente le parole che vengono impiegate. Se andiamo invece all'ultimo verso, che trafiggerlo dovea, questo pone un problema. E cioè vedete che rispetto ai versi precedenti qui manca un accento tonico, perché che trafiggerlo, questo diventa una parola sdrucciola, quindi manca l'accento tonico, dovea. Quindi abbiamo tre accenti contro i quattro che c'erano in precedenza. Allora cosa fa Verdi? Semplicemente, vedete, nella seconda misura ripete la parola trafiggerlo, quindi inventando sostanzialmente, introducendo un altro accento, diciamo atono, cioè un'altra posizione atona, e quindi creando una struttura che in questo modo ritorna ad avere l'accento tonico cioè ad avere un accento tonico per ciascuna misura. E quindi che trafiggerlo, dovea. Vediamo come viene realizzato. Ecco, vedete come la struttura è abbastanza razionalmente costruita. Cosa succede nella fase successiva, quando arresta un moto arcano? Qui, semplicemente, dovendo l'autore volendo aggiungere più note rispetto a quante ce n'erano in precedenza, cosa fa? Deve ripetere le stesse parole più volte. Quindi, quando arresta un moto arcano. Vedete che in questo caso, per mantenere lo stesso numero di battute, pur avendo uno schema di accenti assolutamente uguale, congruente a quello delle prime battute, viene aggiunto. Tra l'altro, qui, essendo il tema più arcano, più scuro anche nelle parole, cambia la tonalità, cioè utilizza la tonalità minore e non più la tonalità maggiore come prima. Ma se procediamo, vediamo. Nel discendere questa mano, anche qui volendo utilizzare più note nella struttura melodica, deve per forza ripetere nel discendere questa mano. E quindi viene aggiunta una battuta in più. E guardate questo è molto curioso e vedete come viene realizzato genialmente dall'autore, le mie fibre acuto gelo. Ecco, vedete che qui, avendo un verso che non ha l'accento all'inizio, ma il primo accento ce l'ha solamente sulla terza sillaba, quindi avendone solo tre, cosa fa? Invece di scegliere quattro battute, sostanzialmente condensa questa struttura, la rende più
esattamente pari alla metà della durata di quanto c'era in precedenza, e quindi utilizza nella fine della misura precedente che aveva lasciato, comincia a introdurre le prime due sillabe che quindi rimangono atone, cioè non hanno un accento, mentre all'inizio della nuova misura vedete che cade l'accento esattamente in questo modo. Qui addirittura mette lui stesso degli accenti sopra le note per significare appunto l'appoggio sulla parola, sulla nota stessa. Quindi c'è un legame con il testo fondamentale. Ovviamente le altre due misure che servono per completare il verso vengono condensate nella stessa misura di prima e vedete che anche in questo caso il testo contiene tre accenti, tre sillabe toniche e non più quattro come prima. Vediamo come viene realizzato. Quando arresta un moto arcano nel discender questa mano, le mie fibre acuto gelo pare pende a brividi. Ecco, la parte finale del cantabile cosiddetto, no, di Manrico, si comporta in un modo abbastanza simile. Vedete, mentre un grido viene dal cielo, allora cosa fa l'autore? Qui c'è Verdi, cosa fa? Beh, si accorge che effettivamente lo schema ritorna come quello del principio, tra l'altro utilizza la stessa melodia che aveva utilizzato all'inizio del cantabile, quindi le stesse note, ma siccome poi sa che il verso successivo è molto più stringato, allora cosa fa? Utilizza lo stesso artificio di prima, e cioè ripete queste stesse parole del primo verso, le ripete un'altra volta nel verso successivo, però in due sole misure, quindi condensando e rendendo, accumulando il suono e utilizzando poi un crescendo che serve per arrivare, vedete, al FF, significa fortissimo, cioè alla nota più acuta, insomma, di questa frase, che ha bisogno di essere raggiunta con una certa celerità. Ok? E questo risponde quindi a uno spirito drammatico molto, molto evidente. E poi conclude: che mi dice non ferir? Ecco, vi faccio notare che come era avvenuto prima brividir, cioè l'ultimo accento tonico, è anche quello con cui finisce la battuta, quindi l'accento, scusate, tronco, determina anche la conclusione della battuta che, sommata a quelle precedenti, forma sempre una struttura di quattro. Quindi vediamo questa grande simmetria tra elementi del libretto e quelli poi della musica. Bene, direi che siamo arrivati alla conclusione del nostro percorso. Io vi lascio in compagnia dei nostri artisti, che sono il mezzosoprano Virginia McIntyre nel ruolo di Azucena e il nostro tenore, invece, Filippo Filippoff nel ruolo di Manrico. Grazie e al prossimo appuntamento. Buon ascolto a tutti. Folli or siamo, denarra quella storia funesta. E tu la ignori, tu pur. Ma giovene, tu e passi tuoi d'ambizion lo sprone, lunge Troia. Dell'ava il fine acerbo in questa storia. La inculpò, superbo conte di malefizio, onde osse accolto il bambino suo figlio. Sobbrucia venna, verde quel fuoco. Hai sciagurata.
desti tremando col filio sulle braccia, io la segui a piangendo in vino de sorco tengai in morirmi in volte in dono misero per forse benedirmi che fra bestemmio sana un giorno la cui farri al rogo la cacciavro e scellerò di sgarri. La vendicasti? Il figlio giunse a romper del conte, lo trascina in quei meco. Le fiamme orde già pro. Le fiamme, o ciel, tu forse? Son tuo figlio, e chi son io, chi dunque? Tu sei mio figlio! Eppur dicesti! O forse, che vuoi? Quando al pensier si affaccia truce caso,
lo spirito intenebrato pone stolte parole sul mio labbro. Madre, tenera madre, non avesti ognora. Potrei negarlo. A me si vive ancora nul dei. Notturna, né pugliati campi di peligna, ove spendo fama ti disse a darti sepoltura, non mossi. La fuggente orbital non riscovrì, nel seno non t'ha destò, ma terra affettò. E quante cure non spese a risarar le tante ferite che portai nel dì fatale. Ma tutte qui nel petto, io sol fra mille già sbandati, al nemico volgendo ancor la faccia. Il rio dell'una su me piombò col suo drappello. Io caddi, però da forti io caddi. Ma come cede ai giorni che l'infame nel singolar certo mi abbissalvi da te? Qual tace cava strana pietà per esso? Oh, madre, non saprei dirlo a me stesso. Thank you.
l'usato messo ruizzi in via, forse. Oltre il pie, guerra e spevento, dimmi seguia. In nostra posse Castellor, ne dei tu pel cenno del prence vigilar le difese. Ove ti è dato, affrettati a venir. Giunta la sera, tratta in inganno di tua morte al grido, nel vicin chiostro della croce. Il velo cingerà Leonora, o giusto cielo! Che prego! Veloce, scendi, la balza, con cavalla, ben provvedi! Morrico! Il tempo in calza, vola, aspetta del collo ai piedi! Esperi, e muoni! Perder la mascia, perder quell'angelo! E forte so! Addio! No, fermo, tu ti lascia! Fermo, sono io che torno a te! Te ondur languente per cammin selvaggio ed erbo le ferite vuoi ed amante riaprenne il pato in fermo non soffrirlo non possibio il tuo sangue mio un mio stello vedi persi tu la spremi dal Dolore.